Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della Federazione Italiana di Sciogli. Allora, in questo video vedremo quello che si chiama la ripetizione, la quale sarebbe quando i giocatori persistono nel giocare la stessa sequenza di movimenti. Questa sequenza si ripete 4 volte. E se accade questo, la partita è dichiarata nulla. Okay? Perché ci sia la ripetizione, i pezzi che si trovano nel Shogiban e quelli che i pezzi in mano devono essere gli stessi in ogni turno di ogni giocatore. Okay? Poi diciamo questa ripetizione accade in una partita professionale, no? Magari qualche campionato, no? Basta che sia professionisti. E numero 1, quella partita è dichiarata nulla. Numero 2, quello che era assente diventa gote e quello che era gote diventa assente. Ok? Allora, qua abbiamo un piccolo esempio per capire la ripetizione. Quindi abbiamo che il giocatore ha messo qua il generale argento in 7b per difendere il re. Ok, quindi da qua si parte la prima mossa, poi segue sarebbe il generale argento in 6c, poi generale argento in 7a, poi andiamo a fare la promozione del nostro generale argento, dopodiché facciamo così. E come abbiamo visto fino qua, questo sarà il cerchio delle mosse che si hanno giocato. Come vedete, ho ancora i due generali argento in mano e quello che era lì difende al re. Questa è la prima ripetizione. Poi accade una seconda volta, terza, quarta, e la partita diventa nulla. Quindi una delle cose che si deve fare molta attenzione è di questo. Non significa che solo accade con nelle partite dei professionisti, può succedere a chiunque questa ripetizione. Certo che un giocatore o dei giocatori che iniziano le partite a giocare lo shogi non capiranno ancora questo e non faranno molta attenzione. Perché? Perché di solito i nuovi giocatori o quelli amatoriali non conoscono tutte le regole dello shogi, quindi può essere che accada a chiunque, non è un problema. Sempre che se giocate per esempio e c'è qualcuno che ha più esperienza di voi, si accorgerà che c'è stata una ripetizione dei pezzi, no? Delle mosse. Okay. Quindi questo è tutto per quello che riguarda la ripetizione. Io vi ringrazio e ricordate di iscriversi nel nostro canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!